Nessuno in grado più di loro nel realizzare opere simili. Impegno, ingegno, precisione, rapidità nell'allestimento di staccionate, giardini, ristrutturazione di fontane sepolte dall'incuria, aree boschive e spazi verdi per anziani e bambini. Un'opera di riqualificazione che sta interessando diversi comuni appartenenti alla comunità montana dell'Ufida, guidata dal presidente Carmine Famiglietti. Dopo un'estate rovente, con un considerevole numero di interventi su tutto il territorio fino ai confini con il Sannio e la vicina Puglia, che hanno visto impegnati gli operai AIB attivamente giorno e notte, anche e soprattutto nei giorni festivi, il lavoro autunnale prosegue all'insegna della riqualificazione delle periferie. Ecco Rione Rodeger, ad Ariano Irpino, quartiere a ridosso di Cardito. Da qualche giorno la zona ha cambiato letteralmente volto grazie alle opere eseguite dagli operai, uomini e donne della comunità montana dell'Ufida. Lavori che sono ancora in corso e che hanno interessato anche altri quartieri come il popoloso piano di zona. I residenti rivolgono un grazie all'ente ufitano per questa preziosissima opera che restituisce ordine e spazi verdi adeguati ad un rione, per la verità, da sempre collaborativo e affiatato sotto l'aspetto del decoro urbano. E sulla statale 90 delle Puglie, all'altezza della fermata dei bus e della Casa dell'Acqua, l'assessore Raffaele Lipizzi, per conto del comune in questo caso, ha fatto rimuovere un vecchio gabbiotto fuori uso, diventato oltre che obsoleto, un obbrobrio al passaggio di automobilisti e pedoni.